con il tempo, sentir che non passa il tempo. Dopo la pausa del mese di agosto, noi riprendiamo questo cammino di approfondimento biblico, cambiando un po' gli argomenti, perché fino ad ora, per tanti mesi, abbiamo preso come spunto di percorso il libro Gesù di Nazareth di Benedetto XVI. Ecco, penso che sia arrivato il momento di spostare un po' l'attenzione su alcuni argomenti particolari che possono essere pratici, che riguardano la Bibbia. Stasera, oggi questo pomeriggio, iniziamo un approfondimento su che cosa sia la parola di Dio e anche il concetto di rivelazione che va oltre la Bibbia, perché la Bibbia è un elemento importante della rivelazione e della parola di Dio, ma non è l'unico. Ecco, nella Bibbia c'è una testimonianza autentica della parola del Signore, e l'autore principale della Bibbia è lo Spirito Santo, però ci sono anche autori umani nella Bibbia, ma sia il concetto di parola di Dio sia il concetto della rivelazione sono molto più grandi, molto più ampi rispetto alla parola scritta. Però andiamo per gradi, perché tante volte le persone pensano che Dio stia zitto, molte persone sono convinte che Dio non parli, perché siamo abituati a considerare le persone che parlano umanamente e non consideriamo come parla Dio. Quindi nella storia il Signore si caratterizza proprio per questo tipo di comunicazione. Dio ha parlato anche nel passato, anzi ha cominciato a parlare. Fra l'altro, il primo brano che vi vorrei presentare è proprio l'inizio della lettera agli Ebrei del Nuovo Testamento. L'autore non si conosce chi sia. Nel passato si pensava che la lettera agli Ebrei fosse scritta da San Paolo, ma poi giustamente gli studiosi hanno stabilito proprio che non sia lui l'autore, non si sa quali cristiani fossero, però sono dei cristiani che erano molto abituati alla esperienza ebraica, infatti è proprio di stampo ebraico, però chiaramente possiamo dire in funzione del Cristo risorto. Quindi attinge le sue radici nel mondo ebraico e soprattutto parla del culto ebraico che viene trasformato nel culto cristiano. Proprio l'inizio della lettera agli Ebrei dice proprio questo: Dio, che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose, mediante il quale ha fatto il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria, della gloria del Padre, impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Ecco, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli. Vi accorgete che proprio dichiara all'inizio di questa lettera che Dio ha parlato molte volte per mezzo dei profeti. Quindi nell'Antico Testamento Dio si serviva di alcune persone. Questo è molto importante, perché poi le cose cambiarono, perché poi Gesù ci coinvolge in una cosa che a noi sembra stranissima. Il fatto che nel battesimo, che è la nostra, possiamo dire, immersione nel battesimo di Gesù, il nostro battesimo è proprio una immersione nel mistero pasquale. Dirà poi San Paolo in Romani 6 che, essendo battezzati, noi siamo immersi nella morte di Cristo, uniti alla morte di Cristo e uniti alla sua risurrezione. E grazie al battesimo noi partecipiamo anche del carisma profetico di Gesù, partecipiamo anche del carisma profetico. Noi
mentre i profeti prima erano soltanto alcune persone privilegiate, come vedremo, poi col battesimo tutti partecipiamo, secondo ruoli diversi, al ruolo di Gesù, di sacerdote, re e profeta. Quindi siccome Cristo è l'eterno sacerdote, il re, è la parola di Dio profetica, noi partecipando col battesimo alla vita di Cristo risorto, noi in un modo o in un altro partecipiamo a questi tre munus, a questi tre poteri, e siamo re perché deve regnare la carità, e quindi la regalità di Gesù Cristo si esprime nella carità. Sacerdoti nella intercessione, perché noi abbiamo il ruolo tutti di intercedere presso Dio per l'umanità. E poi di profeti, perché tutti abbiamo l'obbligo di offrire agli altri la parola di Dio, perché i profeti questo facevano. Il secondo brano è preso proprio da Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore direttamente a Geremia. Vedete, il Signore parlava con Geremia. Riferisce agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: ascoltate le parole di questa alleanza. Dirai loro, dice il Signore, Dio di Israele: maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questa alleanza che io imposi ai vostri padri quando li feci uscire dalla terra d'Egitto, dal crogiolo di ferro, dicendo, il crogiolo di ferro sarebbe dalla prova della schiavitù. Ecco perché il crogiolo, vi ricordate, era il, possiamo dire, il recipiente dove col fuoco sotto si purificava il ferro, si liquefaceva il ferro e si purificava dalle scorie. Quindi la schiavitù d'Egitto viene vista come una purificazione. Dicendo: ascoltate la mia voce ed eseguite quanto vi comando, allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Quindi il Signore incarica una persona che dica al popolo: cercate di ascoltare la mia voce, mettete in pratica quello che io vi comanderò attraverso sia i profeti sia, vi ricordate, anche le tavole della legge. Ecco, poi vedremo un po' il ruolo di Mosè, che è un po' particolare rispetto ai profeti normali. Ecco, andiamo avanti, c'è un altro passo. Questo passo è notissimo perché ci fa capire che la parola di Dio è totalmente efficace, non è come la parola umana. Noi col fiato della voce possiamo dire cose bellissime, ma non abbiamo la capacità poi di attuarle. Ecco, con la mente possiamo elaborare cose buone o cose cattive, con le labbra possiamo dire anche cose bellissime, ma poi il problema per noi è riuscire a realizzare quello che pensiamo e quello che facciamo. Tanto è vero che nell'umanità spesso si è verificata quella che gli studiosi hanno definito, con una parola che sembra un po' difficile, però è molto indicativa. Ecco, quello che gli studiosi storici hanno definito come eterogenesi dei fini, che significa in pratica che una persona ha un fine da raggiungere, poi quando realizza quel fine raggiunge un altro scopo. Cioè è come quando una persona si prefigge, per esempio, di raggiungere un obiettivo, si mette ad attuare una strategia, a percorrere una strada, a mettere dei mezzi per raggiungere quell'obiettivo, e in definitiva poi raggiunge un altro obiettivo. L'eterogenesi, cioè lo sviluppo di un altro scopo. Ecco, nella storia famosa è stato il fatto che, per esempio, paradossalmente, nell'ideologia, per esempio, marxista, doveva essere tutto a favore dei poveri, poi alla fine, nella storia, i popoli più poveri erano i comunisti. E loro erano partiti dall'idea di fare tutto per favorire i poveri. Ecco, non è che si fa apposta, però tante volte succede, come per esempio oggi uno dei paesi più capitalisti è quello cinese, che sfrutta i poveri, poi gli operai la sono sfruttata a 1 euro al giorno, così. Ma questo succede poi anche a destra,
poi succede al centro, succede da tutte le parti. Per esempio, quando, tanto per parlare di politica, vi ricordate che c'era la Democrazia Cristiana, però giustamente tante persone ci dicevano allora, dice, ma poi di cristiano alla fine, dopo... Certo, se parliamo di De Gasperi, di La Pira, erano persone che avevano dato un fondamento, però poi nello sviluppo degli anni, dei decenni, quello che prima era lo scopo principale, poi a un certo punto si trasformava e come per dire, qualsiasi cosa in questo mondo, quando si sviluppa, l'uomo non ha la capacità di raggiungere il fine che si era prefisso. Ecco, due persone si sposano, si prefiggono di vivere felici, dopo 3 anni su all'avvocato. Dice, ma come, siamo partiti che ci davamo la vita l'uno per l'altro? Ecco, è così. Quindi la parola dell'uomo, l'idea dell'uomo e la realizzazione sono molto distanti. Ecco, fino a quando si tratta di collegare le idee alla parola, su per giù ci siamo. Ma quando poi si tratta di collegare le idee che abbiamo, la parola e la realizzazione spesso è molto molto lontana da quello che si prefiggeva prima uno. Quindi è una cosa che in Dio, per esempio, non esiste. Questi passi testimoniano che Dio dice e automaticamente la parola è efficace. Dio disse sia la luce e la luce fu. Ecco. Dio disse le acque sono sotto il cielo, si raccolgono in un unico luogo e appare l'asciutto. E così avvenne. Dio disse la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto che fanno sulla terra frutto per con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona e fu sera e fu mattina, sesto giorno. Quindi il racconto della Bibbia ci dice che il Dio dice e fa. Per questo esiste la benedizione, sapete? Perché quello che Dio benedice, bene fa. Ecco, quando una persona benedice nel nome di Dio, ecco, quella benedizione di fatto è concretamente un aiuto di Dio. E questo è molto importante, perché solo Dio ha questa caratteristica, sapete? Anche per esempio riguardo all'attuazione, che vi posso dire, della regalità in Israele, Dio aveva visto la regalità come una attuazione del piano di Dio. Poi la maggior parte dei re di Israele non era riuscita a raggiungere questo scopo. Ecco, di fatto è così. Però è bene tenere conto che la parola di Dio è una parola che è efficace. Vi faccio un altro esempio definitivo che vi fa capire che pure oggi noi abbiamo una parola efficace. Se ci fate caso, quando noi partecipiamo a messa, quando io celebro la messa e dico le parole della consacrazione, quella parola è efficace. Infatti mi ricordo una volta, era da pochi anni che celebravo la messa, un signore mi disse, ma e poi è sceso Gesù durante la consacrazione? Sì, perché vedete, le parole della consacrazione sono talmente diciamo garantite, che fra l'altro si chiama ex opere operato, significa che non dipende dall'operante. Cioè la messa celebrata da Padre Pio, la messa celebrata da me o da qualsiasi altro sacerdote ha lo stesso effetto come Eucaristia. Cioè non è che l'Eucaristia celebrata da Padre Pio ha più valore della mia o di un altro. È una parola efficace, per cui il sacerdote che dice quelle parole efficacemente si trasformano la materia del pane e del vino in corpo, sangue, anima e divinità di Gesù. Ecco, se un sacerdote, per esempio, ha l'intenzione proprio sacramentale di dare il sacramento della riconciliazione, pronuncia le parole dell'assoluzione dei peccati e i peccati scompaiono. Ecco, questo è uno degli esempi che la parola di Dio è efficace. Nei sacramenti si realizza pienamente. Poi il frutto dipende da chi lo riceve, giusto? Perché una persona che riceve l'Eucaristia o che riceve il perdono può anche poi, diciamo, sciupare la grazia che riceve. Però a livello di efficacia del dono,
Ecco, il dono è sicuro. Dice, ma se la persona non è pentita, certo, se non è pentita riceve il dono e lo sciupa, infatti è una specie di sacrilegio, no? Proprio perché il dono viene dato. Quindi questa è una cosa molto importante, perché di fatto ci fa capire che ancora oggi, nei sacramenti soprattutto, proprio lo Spirito Santo rende la natura proprio feconda dello Spirito e realizza quello che dice. È tipico dei sacramenti realizzare quello che si dice. Quando io, per esempio, piglio l'acqua, la butto sulla testa di un bambino e dico io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non è l'acqua che lo battezza, è la parola che si serve dell'acqua. Ci vuole un elemento naturale. Perché? Perché l'elemento naturale dà la materia, ecco, del sacramento, perché il sacramento è una presenza di Gesù nella natura, quindi ci vuole un elemento della natura. Nel matrimonio è il corpo degli sposi, per esempio, la materia del sacramento. Infatti, se gli sposi che ricevono il sacramento non si uniscono, non si realizza il sacramento, non è efficace. Nel battesimo, quindi, è l'acqua. Ecco, tante volte ho incontrato degli infermieri, soprattutto delle infermiere, che dice io battezzo i bambini che sono in pericolo di morte, e dico come le battezzo? Ci faccio un segno di croce e ci dico si è battezzato nel nome del Padre. No, ci vuole l'acqua per forza, ci vuole l'acqua per forza, non esiste. Ecco, se si riuscisse a battezzare un bambino prima che muoia nella pancia della mamma, si dovrebbe entrare per andare a toccare il corpo con l'acqua. Ci vuole l'elemento della natura per forza, perché non è un elemento, una cosa solo spirituale nel senso immateriale, è qualcosa che entra nella vita concreta. Come Dio si è fatto carne, anche i sacramenti raggiungono la carne, tra virgolette, cioè la natura umana fisica. Quindi è un fatto molto fisico. E questo, vedete, è importante, e molte persone non lo sanno, non si rendono conto. Anche la materia del pane e del vino sono importanti, perché se non c'è il pane e il vino, l'ipotesi è stata fatta, dice, ma nelle regioni, sapete, in certe regioni i missionari non conoscevano la piantagione della vite. E quindi dice, come facciamo? Dovevano importare il vino dall'Europa. Non esiste la possibilità di cambiare specie, non abbiamo la possibilità. E che dice, ma loro non lo conoscono che cos'è il vino, perché hanno altre cose. E vabbè, glielo insegniamo, però la Chiesa non si è mai sentita autorizzata a cambiare la sostanza del vino, perché la Chiesa non è che è padrona di cose, deve attenersi, deve essere anzi fedele al Vangelo. Quindi è importante. Anzi, leggevo di testimonianze missionarie in cui hanno proprio importato la pianta della vite, proprio per fare il vino locale. In tanti posti il vino l'hanno fatto conoscere i missionari, proprio con la scusa, tra virgolette, di celebrare la messa, hanno proprio portato la pianta della vite, prima il vino, poi hanno piantato le vigne, hanno coltivato la vigna, hanno fatto il mosto, hanno fatto il vino, e poi sono entrate nella tradizione questa bevanda che Gesù ha utilizzato. Quindi per la fedeltà a Gesù noi abbiamo questa realtà. Però, ripeto, i sacramenti sono una testimonianza di come la parola di Dio sia automaticamente efficace. Quello che dice, lo fa. Ecco, se il sacramento ti dice ti sono tolti i peccati, ti sono tolti i peccati. E poi i mistici hanno poi confermato con l'esperienza pratica quello che la dottrina aveva proprio annunciato, no? Perché certe volte che succede che una realtà teologica, che è chiarissima dal punto di vista teologico, tante volte nella storia poi viene confermata secondo il carisma di alcuni mistici, che poi confermano che è così.
Quindi i mistici, i santi mistici servono proprio come testimoni delle cose invisibili. Andiamo avanti, c'è un salmo, Salmo 33, riguardo alla parola, guardate com'è bella. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Attenzione, questo è, si chiama parallelismo sinonimico. Vedete, sono due versetti, no, prima. Due versetti uguali ai secondi. Per far capire meglio le cose, cambiavano le parole e dicevano la stessa cosa con parole diverse per sottolineare l'importanza di una cosa. Guardate, dice la stessa cosa. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. Poi la stessa cosa la dice con parole diverse. Dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. Perché facevano questo? Perché loro imparavano meglio a memoria le cose, perché loro non scrivevano, erano rarissime le persone che scrivevano. Per cui, ripetendo il Salmo, avevano la possibilità di meditare meglio ripetendo la stessa cosa con parole diverse. Ma succede spesso che nella Bibbia voi incontrate uno o due versetti ripetuti lo stesso senso con parole diverse per far capire meglio, per far entrare nella memoria. Si chiama infatti parallelismo perché sono paralleli, sono uguali, ecco, è sinonimico, cioè che hanno lo stesso significato. Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parlò e tutto fu creato. Vedete, comandò e tutto fu compiuto. È la stessa cosa. Si sarebbe potuto fermare a dire tutto fu creato, è giusto. Poi lui invece ripete, comandò e tutto fu compiuto. Proprio perché in questa maniera una persona leggendo i righi la ripete due volte e se l'impara la fa entrare meglio. Perché lo scopo della parola scritta, come prima era della parola annunciata, era quello che entri nella mente e nutra la mente. Il fatto di ripetere un versetto, sapete, è una delle pratiche molto più molto efficaci che si faceva anticamente. Oggi non siamo abituati, perché oggi l'attenzione è molto ridotta dal fatto che tu col telecomando cambi continuamente canale, cambi, cioè, dopo 8 secondi, 7 secondi tu già ti stanchi e fai un'altra cosa. Infatti fanno di tutto nei programmi per attirare l'attenzione in modo che uno non si stanca, altrimenti uno subito mette in altro canale. Perché quando eravamo ragazzi uno si doveva alzare, andare alla televisione, cambiare canale, e c'erano solo due canali, primo o secondo. Ma ora, avendo centinaia e centinaia di canali, col telecomando uno comincia a fare zapping e non capisce niente, perché poi va a finire che uno salta da una cosa all'altra, da una cosa all'altra, da una cosa all'altra. Loro, per impedire di saltare con la memoria, ecco, trattenevano nella memoria le cose con ripetizioni che dovevano in qualche maniera poi essere un modo con cui la parola veniva assimilata. Ecco, tante volte è importante, sapete, meditare anche ripetendo un versetto, ripetendo le cose, perché repetita iuvant, le cose ripetute servono, dicevano gli antichi, no? Quindi quando tu ripeti una cosa, in effetti non è una cosa inutile, ma tu in qualche maniera la assorbi. È un po' come quando si strofina una crema, no? Si strofina tante volte, si passa sempre tante volte, fino a quando poi a un certo punto viene assorbita la crema. E così è un po' la mente. Se andiamo avanti, c'è il libro della Sapienza. Questa, vi accorgete con della virgoletta, che è una preghiera di Salomone: Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola. Ritorna sempre il fatto che la parola è efficace. E con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto. Andiamo avanti, c'è il Siracide, ecco. Il capitolo 2 del Siracide è un capitolo di esortazione spirituale. Chi lo andasse a leggere, il capitolo 2 fa capire, è quel capitolo che dice: figlio mio, se vuoi servire il Signore, preparati alla prova. È come per dire, chi si propone di servire il Signore viene provato da questo mondo, che è una cosa, guardate, verissima. Quando una persona si prefigge di servire Dio, e poi viene messo alla prova dal mondo in cui viviamo, perché c'è il male presente,
E questo il Signore lo permette perché noi, lottando contro il male che ci mette alla prova, possiamo crescere nel bene, perché si cresce lottando, no? È molto importante, è un po' come quando ci dicono i medici che le febbri dei bambini servono perché crescano, no? Perché stanno lottando e quindi servono per crescere. Quelli che temono il Signore non disubbidiscono alle sue parole, quelli che lo amano seguono le sue vie, che poi un altro parallelismo sinonimico, non vi accorgete? Non obbediscono alle sue parole, quelli che lo amano seguono le sue vie. Isaia 40 è un altro esempio, perché ci fa capire che rimane per sempre la parola di Dio. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Vi accorgete che c'è la considerazione tra la natura e la presenza di Dio con la sua parola. Quindi Dio viene caratterizzato come colui che parla e noi ascoltiamo. Salmo 115, perché le genti dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole egli lo compie. I loro idoli delle altre religioni sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo, hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono. Tante volte questo versetto ci viene proposto da alcune chiese protestanti per dire a noi che noi non siamo autorizzati ad avere le statue. Però c'è da dire questo, che tutto questo poteva anche essere assimilabile all'Antico Testamento, ammissibile più che assimilabile, nell'Antico Testamento. Però poi, quando Dio si fece uomo, lui stesso acquisì un volto. E quindi l'immagine di Dio l'ha presa proprio Dio stesso, il volto di Dio. A parte il fatto che nell'Antico Testamento questa norma riguardava i popoli che idolatravano le statue. Vi ricordo che le nostre statue non vanno adorate. Le statue e le immagini che abbiamo sono solo un po' come una fotografia, ecco, non sono la realtà. Cioè, quando una statua marcisce, noi la possiamo distruggere benissimo, perché il guaio è quando una persona cade nell'idolatria perché dà un valore di idolo a una realtà umana. Ma nella nostra dottrina, per esempio, una immagine della Madonna vuole riprodurre la Madonna vera, che aveva una sua immagine. Quindi non è che dice la Madonna, ecco, se ci fosse stato un fotografo ai tempi di Gesù, noi avremmo benissimo, certo, avremmo conosciuto il volto della Madonna. Non avendo la possibilità di avere una fotografia, ecco, un autore l'immagina un po' a modo suo, simbolicamente. Però quel simulacro, perché si chiama simulacro? Perché è simile, ma non è la realtà. Quindi, quando noi baciamo, per esempio, un'immaginetta, noi non è che vogliamo idolatrare l'immaginetta, vogliamo simbolicamente baciare e dare un bacio alla realtà. Ecco. È un po' come, io direi, forse una volta che non c'erano i telefonini, chi andava a soldato si portava la fotografia della fidanzata. Ecco, ma non è che diceva che la fotografia era la fidanzata, era l'immagine della fidanzata, anzi alla fidanzata faceva piacere che lui avesse un'immagine da portare, perché era il segno che si ricordava della realtà. Ecco, in questo caso non è idolatria, perché io capisco benissimo che se vado al Tindari e vedo l'immagine orientale della Madonna, ecco, mi ricorda la Madonna simbolicamente, ma capisco benissimo che la Madonna è pure qua, è da tutte le parti insieme a Gesù. Quindi se invece una persona andasse ad adorare quella immagine come se fosse la realtà, allora cadrebbe nell'idolatria. Ma se non lo fa, se una persona, per esempio, capisce benissimo che quella è una, come ci sono tante immagini al Tindari, no? Tanti mosaici anche belli, cioè non è che tu dici che quel mosaico è Dio, mi ricorda di Dio. Diverso è il sacramento,
Diverso è quando si espone Gesù. Quando si espone Gesù è veramente Gesù in carne e ossa. Perché l'Eucarestia contiene realmente, no contiene, è, perché non è che contiene, è corpo, sangue, anima e divinità di Gesù. Quindi questa distinzione tante volte i nostri fratelli protestanti non la fanno, anche perché molte chiese protestanti non fanno molta differenza fra Antico e Nuovo Testamento, soprattutto i testimoni di Geova, e c'è tutto un pasticcio. Però in ogni caso il problema della iconoclastia che è stato vissuto 1300 anni fa, 1200 anni fa, è che la distruzione delle immagini è stato molto superato, perché giustamente non è è in fondo è un'eresia pensare che ancora dopo che Gesù ha preso volto umano noi non siamo autorizzati, per esempio un artista che disegna il volto di Gesù un po' come lo sente lui, per quale motivo, se ha buona intenzione, non c'è motivo che Dio si offenda, perché in fondo vuole esprimere, anzi ci sono bravi autori che ci danno delle immagini di Gesù, per esempio Buon Pastore. Ce n'è una antichissima nelle catacombe, una statua di Gesù con la pecorella sulle spalle, no? Che è molto antica, e in effetti fin dall'inizio del cristianesimo, senza nessuno scrupolo, uno si immaginava simbolicamente Gesù Buon Pastore che tiene la pecorella, perché si riferisce poi al vero Buon Pastore. E nella simbologia dell'immagine mi dà la possibilità di meditare Gesù Buon Pastore, guarda, si riferisce alla realtà. Va bene, questo è un discorso che si può anche superare. Ecco, andiamo avanti. San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 12, parla dei pagani, ecco, e dice: voi sapete infatti che quando eravate pagani, ora sono diventati cristiani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. Ecco, vi accorgete, mentre il Dio è colui che parla ed ha la parola efficace, gli idoli dei pagani erano invece idoli muti. Perciò io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio, può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Cioè, che significa? Che quando una persona dichiara, certamente non solo con le labbra, perché dico uno che dice, se una persona afferma che Gesù è il Signore, è certamente in linea con lo Spirito Santo, è sotto l'azione dello Spirito Santo, cioè dichiara una realtà che lo Spirito Santo ha realizzato e vuole annunciare. Quindi quando noi diciamo Gesù è il Signore, certamente siamo concordi con lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo sta operando in noi mentre dichiariamo la verità che Gesù è il Signore, cioè Gesù risorto è Signore del cielo e della terra, cioè con la sua risurrezione Gesù è diventato Signore. Libro dei Numeri, questo è molto anche suggestivo, come vedete sono 9 versetti ed è bello perché è una vicenda commovente, io non so se voi la ricordate, dice delle cose, è un'esperienza dolorosa ma anche concreta e anche commovente nei riguardi di Mosè. Siccome Mosè si era sposato con una donna etiope, i suoi fratelli Maria e Aronne lo criticavano. Maria e Aronne parlarono contro Mosè, quindi le critiche, il chiacchiericcio, dice il Papa Francesco, c'è stato sempre. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva preso, infatti aveva sposato una donna etiope. Dissero: il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Ecco, vedete, come per dire, ma in fondo Mosè chi è? Dice, non è che Dio si serve solo di Mosè, pure noi siamo. Ecco, vedete un poco. Il Signore udì, guardate come reagisce il Signore. Il Signore udì. Ora, Mosè era un uomo assai umile. Grazie.
più di qualunque altro sulla faccia della terra. Questo è fondamentale, vedete, l'umiltà di Mosè era, possiamo dire, riconosciuta. Che c'è un parallelo anche con la Madonna, proprio la Madonna è stata scelta dal Signore ed era la persona umilissima. Dovremmo molto meditare sul fatto che Dio, quando trova le persone umili, veramente viene attratto, ha forte attrazione verso le persone umili. Questo ci dovrebbe fare riflettere, perché tra l'altro vi ricordate che Gesù disse in Matteo 11: Dio si rivela agli umili e si nasconde ai superbi. Quindi Mosè, il criticato dai suoi fratelli, era la persona più umile che c'era là nel popolo. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aaron e a Maria: uscite tutti e tre verso la tenda del convegno, e uscirono tutti e tre. Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aaron e Maria. I due si fecero avanti. Il Signore disse: ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione, a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè. Egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca io parlo con lui, in visione e non per enigmi. Ed egli contempla l'immagine del Signore, perché non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? L'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. Ecco, vi accorgete come Gesù prende le difese del suo amico Mosè. È bello il fatto che il Signore dica: io ai profeti parlo in un modo, ma a Mosè parlo bocca a bocca. Cioè parlo intimamente. Ecco, è una cosa molto affascinante. E questo ci fa capire che come agisce Dio. Dio in effetti è molto, molto, vi dicevo, molto attratto dalle persone umili, semplici. Le persone che non hanno orgoglio, egoismo, le persone che non montano in superbia, le persone che non... Perché poi, vedete, l'orgoglio provoca l'ira. Perché l'orgoglio ferito provoca l'ira, sapete, è tutta una catena. Quindi l'umiltà invece produce la pazienza, produce anche la misericordia. Quindi dobbiamo stare attenti, perché tante volte quando noi crediamo di aver ragione, se ci fate caso, certe volte diventiamo verbalmente aggressivi. Il nostro parlare testimonia che dentro di noi l'umiltà non c'è ancora. Perché Gesù ci dice: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Quindi questa lezione è molto molto importante. Andiamo avanti. Questa è l'esperienza invece di Eliseo. Eliseo disse al re di Israele: che cosa c'è tra me e te? Va dai profeti di tuo padre, dai profeti di tua madre. Il re di Israele gli disse: no, perché il Signore ha chiamato questi tre re per consegnarli nelle mani di Moab. C'era la possibilità di una guerra. Eliseo disse: per la vita del Signore degli eserciti, alla cui presenza io sto, se non fosse per il rispetto che provo verso Giosafat, re di Giuda, a te non avrei neppure badato, né ti avrei guardato. Ora è andato a prendermi un suonatore di cetra. Guardate, questo è importante. Mentre il suonatore suonava il suo strumento, la mano del Signore fu sopra Eliseo. Cioè, il Signore non solo rivelava ai profeti per visione, o come per Mosè, bocca a bocca, cioè parlando vicino l'uno con l'altro. Tante volte si è servito anche di una persona che suona uno strumento, e mentre suona il Signore fa scendere la sua mano su Eliseo e gli dice quello che deve fare. Quindi questo per dire che il Signore si serviva di tanti mezzi, anche i più svariati, anche di un'asina, poi vedremo negli altri incontri,
si può servire di chiunque e di qualsiasi situazione per comunicare ai suoi profeti. Questo è l'inizio del libro di Geremia ed è la chiamata di Geremia. E questa è molto, anche questa è una testimonianza importante, perché Geremia è il profeta che per certi aspetti è più simile a Gesù. Ha avuto delle vicende nella sua vita che lo assimilano molto a quello che successe a Gesù. Mi fu rivolta questa parola del Signore: prima di formarti nel grembo materno io ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce io ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Ecco, vi accorgete, una donna incinta non si rende conto, non sa, a quel tempo non sapevano manco se era maschio o femmina, e già il Signore chiamava quel feto, quella creatura non nata, già aveva un piano per quella creatura. Questo è molto importante, perché il Signore ci precede sempre, noi le cose le capiamo dopo, sempre. La grazia precede sempre la natura. Cioè, quando arriviamo noi, ecco, il Signore ha già operato. Se ci fate caso, questo avvenne pure riguardo all'Immacolata Concezione di Maria. I santi Gioacchino e Anna hanno avuto la loro figlia, ma noi abbiamo avuto la certezza che la Madonna era nata immacolata, cioè senza la macchia originale, cioè possiamo dire già battezzata, va, in un certo senso, per il ruolo che avrebbe avuto, ma noi il dogma è stato stabilito nel 1800, pochi anni prima di Lourdes, che poi è stato confermato dalla Madonna di Lourdes, se vi ricordate. Tanto è vero che quando l'abbè Peramal, che era il parroco di Bernadetta, disse a Bernadetta: chiedi a questa signora chi è. E allora vi ricordate che la prima volta lei lo chiese e la Madonna sorrise e basta. Poi la seconda volta, un'altra volta, l'ha chiesto e la Madonna disse: dici, io sono l'Immacolata Concezione. Allora la bambina, che non sapeva, non aveva mai sentito questa frase, Immacolata Concezione, per non scordarsela, c'è scritto nella biografia di Laurentin, che è una delle biografie più importanti, più storiche, ecco, si ripeteva continuamente: io sono l'Immacolata Concezione, io sono l'Immacolata Concezione. E bussa alla porta dell'abbè Peramal e dice, ancora prima di salutare, per non scordarsi: io sono l'Immacolata Concezione. Il parroco capisce, dice: che cos'è quello che dici? Dice: quello che mi ha detto la signora. E capì che la bambina non poteva mentire, perché gli ha detto il parroco: ma tu sai che significa? No, ho detto io che ne so. Perché qualche anno prima il beato Pio IX aveva proclamato il dogma dell'Immacolata Concezione, ma si parla di 4-5 anni prima. A quei tempi non c'era manco la radio, quindi la bambina era analfabeta in pratica, quindi vivevano nei Pirenei, figuratevi, non poteva sapere una cosa. Parlava solo il dialetto poi pireneo. E quando chiesero a Bernadetta come parlava la Madonna, che ancora sotto la statua c'è scritto nel dialetto dei Pirenei, no? Io sono l'Immacolata Concezione. E lei disse: ma ti sembra, il poliziotto gli chiese: ma ti sembra che la Madonna parli il dialetto dei Pirenei? E lei, nella sua umile ignoranza, disse: io penso che la Madonna parli tutti i dialetti, tanto per gradire, va. Ecco, è molto importante che la storia, vedete, le testimonianze bibliche sono una testimonianza di ciò che è avvenuto, perché vengono riportate nella Bibbia esperienze concrete, ma nello stesso momento poi le esperienze bibliche sono la matrice di altre esperienze simili per noi. Questo è, vedete che è importante, perché la testimonianza biblica è già una testimonianza storica. Ecco, o perlomeno storica nel senso dei libri storici. I libri poetici invece sono una testimonianza sapienziale, ma sono sempre una testimonianza di un'esperienza autentica. Poi però noi, accogliendo la Bibbia,
a nostra volta quella testimonianza produce una nostra esperienza che crea altra testimonianza. Così avviene per i salmi. Perché ci vengono dati i salmi? Perché sono preghiere che venivano usate come canti. E le usò pure Gesù, perché Gesù si vede che li usa. Ecco, noi le usiamo perché poi producano in noi un'esperienza simile a quella che noi riceviamo. Perché non sono la semplice proclamazione dei salmi non è ancora preghiera, è giusto? Non è che possiamo dire che uno se legge i salmi e già prega, perché sarebbe una specie di lettura a pappagallo, no? Cioè la vera preghiera viene suscitata dal salmo, perché mentre prego io faccio mio il salmo, lo rileggo in chiave di Gesù, come Gesù l'ha vissuto in chiave per esempio pasquale, come l'ha vissuto nel mistero di Pasqua. Ecco, i salmi del dolore, i salmi o anche della lode, eccetera, li faccio miei e poi li offro al Signore perché diventino esperienza della mia vita. Quindi il salmo è una specie di trampolino di lancio. Uno, il tuffatore, si serve del trampolino perché poi possa fare il tuffo. Quindi il salmo mi serve come rampa di lancio, come per dire, se non avessi l'appoggio di un salmo, tante volte non avrei lo slancio per inventare una preghiera, perché sapete, non è che sempre, infatti vi accorgete che quando facciamo la preghiera spontanea, più o meno ripetiamo sempre le stesse cose. Perché? Perché in fondo noi non abbiamo la capacità di creare troppe cose, perché anche perché se ci mettessimo a creare cose non ci concentreremmo sul rapporto col Signore. Quindi tante volte una preghiera già di un fratello diventa uno stimolo perché io, appoggiandomi a quella preghiera, possa elaborare una variazione di quella preghiera. Ecco. Perché quella preghiera io mi appoggio. È bello, per esempio, quando c'è il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, è giusto? E allora io lo ricevo e poi interpreto quel Salmo secondo la mia storia, le mie situazioni, secondo la mia emotività, secondo la mia esperienza quotidiana. Ecco, se mi sento smarrito, per esempio, interpreto il Salmo come un recupero del buon pastore. Se mi sento impaurito, io quel Salmo lo interpreterò nel momento in cui io vinco la paura, perché c'è il bastone, il tuo incanto, mi danno sicurezza. Quindi lo stesso salmo che viene proposto, io lo leggo, lo accolgo, lo leggo, lo interpreto, lo vivo secondo poi la mia incarnazione, la mia situazione. In questo senso poi io è come se do la mia interpretazione all'esperienza biblica. Quella è una proposta che mi dà una mano per fare io pure l'esperienza. Quindi tutto quello che ci viene offerto è un aiuto perché poi io possa pregare. Per questo poi è importante anche che io mi ripeta alcune parole del Salmo, me le ricordi o che ci mediti un po'. Tante volte quando abbiamo la possibilità stiamo un minutino in silenzio proprio per favorire il fatto che una persona dia una preghiera personale al Signore, levi una preghiera o anche dica una parola a Dio proprio a livello personale. Risposi: ahimè, Signore Dio mio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Ecco, vi accorgete che il ruolo dei profeti era un ruolo essenziale, perché in effetti prima di Gesù Cristo, dove c'erano i profeti, veramente Dio faceva risuonare la sua voce, perché proprio offriva al profeta tutto quello che doveva dire e consentiva al profeta di far sentire al popolo la parola di Dio. Andiamo avanti. Genesi 12.
Ecco, qua siamo all'esperienza di Abramo. Questo per dire, questo brano perché l'ho scelto? Perché tante volte non diceva tutto il Signore. Gli offriva, non era così chiaro come con Geremia, no? Abramo è molto prima di Geremia, e di fatto anche 1000 anni quasi prima di Geremia, ma il Signore gli dice alcune cose e alcune cose le lascia in aria. Ecco, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Quindi tante volte il Signore non solo indicava una strada, però si fermava là all'indicazione, poi facendo capire che poi sarebbe intervenuto il Signore nel momento opportuno. Questo per esempio implicava che una persona non dovesse stare proprio in ansia, come per dire: il Signore dice che devo uscire e come farò poi? No, non ti preoccupare, quando ti servirà, tu tranquillo, tu esci dalla tua terra, poi ti indicherò. È come se dicesse, il Signore mi dicesse: ecco, devi partire, e dico: ma dove devo andare? Tu cominci a camminare, vai verso la stazione. Ecco, poi uno va verso la stazione, poi a un certo punto alla stazione c'è un treno che sta partendo e il Signore dice: piglia questo treno. Ma me lo dice in quel momento. Io non sono autorizzato a essere in ansia prima, perché devo dire: Signore, io ho fiducia in te, nel momento opportuno mi farei capire quello che devo fare. Questo abbandono nelle braccia di Dio, sapete, è spesso nella Bibbia e anche nella vita ordinaria, e tante persone non lo gradiscono, perché sapete, c'è gente che deve avere tutto chiaro a tavolino, e invece tante volte il Signore non ha chiarito neanche a San Giuseppe e alla Madonna le cose prima, gliele faceva capire quando era il momento. Quindi loro dovevano abbandonarsi nelle braccia del Signore e dire: io vado avanti. Ecco, dove partoriremo? Se qualcuno avesse chiesto alla Madonna mentre era incinta, se due viandanti, dove partorirete? E immaginate la faccia di San Giuseppe alla Madonna, che avrebbero detto: non lo sappiamo. Dice: ma queste saranno un po', uno parte, è incinta e non organizza manco il parto. Allora, a questi livelli siamo. Cioè, certe volte chiede il Signore un abbandono che per noi, che mette in crisi, sapete, la nostra umanità, perché noi tante volte, per le paure che abbiamo, ci fidiamo più del nostro cervello che del Signore. Quindi è come se il Signore ci dovesse fare prima tutto, un po' come, sapete, questa è un'abitudine anche molto moderna, perché noi siamo abituati che se devi fare una casa, il progettista ti presenta non solo sulla carta, ma addirittura ti fa il modellino di come verrà. Addirittura voi pensate che oggi come oggi molte ditte di arredamento già ti fanno vedere sul computer come verrà la tua casa arredata. Quindi tu hai, come vedere, tutti i dettagli, tutte le cose preventive, tutto così. Il Signore non agisce così, il Signore agisce con una sua libertà, e a volte, proprio perché nella società noi siamo abituati ad avere tutto previsto, tutto prestabilito, il Signore invece ci guida senza dirci quello che faremo, proprio per abituarci ad avere fiducia in Lui. E questo è molto importante. Amos rispose ad Amasia e disse, vedete, questo qua per esempio, mentre Geremia è stato scelto fin dal seno di sua madre, Amos invece, guardate com'è bella questa cosa, quasi per scusarsi dice: io non ero profeta né figlio di profeta, ero un mandriano e coltivavo piante di sicomoro. Il sicomoro era una pianta che si dava agli animali per mangiare. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: vai e profetizza al mio popolo di Israele. Vi accorgete della semplicità con cui Cristo era un pecoraro? Dice: a un certo punto, mentre era appresso alle pecore, il Signore lo chiama, gli dice: vieni qua che io ti mando là. Che? Sì, Davide. Ma Davide è un po' diverso, perché addirittura, se vi ricordate, lui era a pascolare e hanno aspettato che tornasse a casa, perché di fatto c'era l'equivoco che il Signore aveva detto al profeta Natan: ecco, uno dei figli di Jesse sarà re, e lui aveva presentato tutti i figli che erano più valorosi, più così. Ma a un certo punto, siccome il profeta, ognuno
il Signore gli faceva capire che non era lui, e dice: ma scusa, ma sono qua tutti i figli. Ah, dice, mi sono scordato. Come si scorda uno che ha un altro figlio? Vabbè, ne avevano tanti figli, quindi. Ecco, però, siccome questo fa capire che in fondo non era al solito, il Signore spesso valorizza lo scarto. Ecco, quello che era meno prestigioso, quello che era meno aitante, meno capace, ecco, il Signore invece predilige quello. E questa è un'altra nota importante per la nostra vita. L'ultimo passo è Geremia 20, che a un certo punto, guardate, proprio la parola di Dio genera anche un certo tormento. Mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenze e hai prevalso. Ecco, qua si tratta di violenza non nel senso formale del termine, come per dire, hai forzato, mi hai quasi invaso la vita, ecco. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno nella società, ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione, così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore, vedete, la conclusione è bella. Allora, il Signore entra nella sua vita, quasi sfonda il suo cuore proprio per amore. E lui sente tutto il disagio e tutte le fatiche, tutte le umiliazioni, tutti i guai che deve affrontare proprio nel nome del Signore, perché la gente lo rifiutava come profeta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere, arrossiranno perché non avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. Ecco, questa ultima vicenda di Geremia ci è importante perché ci fa capire che il Signore ci parla, entra nella nostra vita. Tante volte proprio questa entrata nella nostra vita ci crea delle situazioni anche dolorose nei confronti del mondo che rifiuta il Signore, e poi tante volte c'è anche un certo tendenza allo scoraggiamento. Dicevo, non parlerò più per il Signore, eccetera, però dentro c'è un fuoco di amore che è contrario, come se ci fosse una lotta tra la carne e lo spirito. Ecco, la natura si ribella, lo Spirito Santo spinge verso il Signore, ma alla fine prevale la vittoria del Signore. Un po' questa è possiamo dire una simbologia della nostra vita, un paradigma della nostra vita, perché vedete, c'è la chiamata di Dio, il tormento personale, i problemi umani da affrontare, un certo vacillamento, una certa lotta interiore, ma se noi poi a un certo punto nel profondo del cuore diamo spazio alla forza di Dio dentro di noi, a un certo punto prevale il bene e vince il bene sul male. Ecco, questo ultimo passo mi serve proprio per farvi capire che la parola di Dio, se presa sul serio, se noi stiamo attenti alla parola del Signore, in effetti Dio è efficace pure in noi. Quindi anche oggi, 2022, se noi prendiamo molto sul serio la parola di Dio e accogliamo poi come si rivela nella vita pure, di fatto noi possiamo poi sperimentare l'efficacia di questa parola nella nostra vita, perché cambia. Certo, se una persona non ascolta, perché voi vedete tanta gente prega ma non ascolta la parola, e questo è un problema, perché l'ascolto della parola, dice Gesù, che getta le fondamenta sicure di una costruzione. Quindi l'ascolto è fondamentale, è importante la qualità dell'ascolto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.